caro Giovanni, non sei in teatro e non sei nemmeno la prima donna. Oggi facciamo questa intervista, io faccio le domande e tu mi rispondi, possibilmente in italiano, ok? Non capito a te che sta male, ma tu vedi un po' che sta male. Con Giovanni Mancini, attore di cinema, adesso teatro, sì, conosciuto sia a livello nazionale che molto ancora di più a livello locale. Sì, anche condominiale. Conosciuto, diciamo, un attore a tutto tondo. Oggi so che hai avuto una bella mattinata, oggi tra l'altro è anche la festa dei nonni. Che bella mattinata, è stata una mattinata alla grande proprio, ho cominciato alle 7 stamattina, ho fatto la spesa, sono andato a fare benzina, sono tornato a casa, gli ho fatto i servizi, mia moglie mi ha fatto lavare i piatti oggi pomeriggio e poi ho telefonato in continuazione, una retanata, fino anche la tua che mi hai martoriato. Ma poi so che ti hanno telefonato perché oggi hai un impegno. Quella sei là, stato invitato? Come? Sono stato invitato al museo. In biblioteca, dai, diciamo. Questo museo, perché è il museo naturale. Il museo naturale. Scienze naturali. Per leggere le favole, una favola ai bambini. Ah sì, mi ricordo. La favola di Cappuccetto Rosso. La ricordo perfettamente. Chi è che non la conosce la favola Cappuccetto di Cappuccetto Rosso? Rosso porterà il lupo dalla nonna assieme al cacciatore e faranno la grigliata. Tutti assieme, una bella grigliata. Ma che ti imbriagato? Non è pigliato sta poesia, sta favola qua. Non è così. Tu devi bere di meno quando pranzi, capito o no? È diversa la storia. È Cappuccetto Rosso che andò dalla nonna, il lupo la seguì e poi è successo tutto quello che è successo. Però comunque non racconterò questa. È una favola un pochettino particolare, perché è una favola di Cappuccetto Rosso raccontata dal lupo. Quindi sapremo un'altra verità, perché generalmente bisogna sentire sempre le due campane. Questa è la campana del lupo. È una bella storia. Ok, allora tra un po' andremo a vedere questo nuovo racconto, torniamo un attimo seri o seriosi, anche c'è difficile a noi quest'autunno, che cosa ti aspetta? Cinema, teatro, radio, divano, poltrona? Allora, poltrona sicuro garantita tutta la sera, perché mi ha detto che i pita buttate, quindi mi devo per forza riposare. Però sta cominciando la stagione teatrale al Teatro Reggio di Capinata con la compagnia dell'Enarchè e poi il cinema, sto aspettando, ho avuto alcuni contatti, sapremo, il famoso le faremo sapere, sappiamo. Ok, allora io ti faccio un grosso in bocca al lupo. Grazie. Vuoi aggiungere qualche altra cosa? Io il mio l'ho fatto. Tu l'hai fatto e l'hai fatto anche male, devo dire la verità, perché sei partito proprio male. Comunque. Va bene così, grazie per l'intervista, un abbraccio a tutti e viva i nonni. Mo me pozzi, arrivederci, che tengo da fare, ciao.